è in corso uno studio proprio che sarà poi oggetto dell'intervento, finalizzato a capire quali sono le attività da svolgere, in particolare sugli impianti esistenti, per ottenere un intervento di efficientamento efficace che possa da un lato ridurre i costi energetici e dall'altro anche quelli manutentivi. Importantissimo è fare la valutazione del parco lampade che c'è oggi a Milano, che ancora risente, pur non essendo vecchissimi gli impianti mediamente, risente della presenza di lampade a vapori di mercurio, quindi a bassa efficienza, una presenza ancora sensibile, considerevole. Ecco, quindi questo è sicuramente un punto sul quale agire in modo sostanziale, e poi anche quello che è l'efficientamento più complessivo, magari con regolatori di flusso, che siano questi centralizzati piuttosto che punto punto, anche che consentano anche di ottenere dei servizi aggiuntivi utilizzando le infrastrutture di illuminazione pubblica.